Mi sono dimenticato nel video di ringraziare il gruppo Telegram Mondo degli Anime che mi ha aiutato a trovare i meme e anche i video. Quindi passate al link in descrizione che c'è il link del Telegram, del gruppo Telegram e nulla. Buona visione. Intanto devo scusarmi per la barba, ma siccome io sto provando a farmela crescere. Sto provando a farmela crescere, vediamo come sto. Come ogni stagione di ogni anno, c'è sempre una ragazza in particolare, mentre perdo una ciabatta, che spicca più delle altre. La ragazza di questa stagione è proprio Raftalia. Non a caso ho cominciato a vedere Tate no Yusha o The Rising of the Shield Hero, sperando che l'ho detto bene, proprio per lei e per capire perché è tanto amata. E ora l'ho capito. È pucciosissima, in una maniera incredibile. Per come è caratterizzato e costruito questo personaggio, è impossibile odiarlo e tantomeno impossibile non amarlo. Ma c'è chi ha capito tutto. C'è chi ha compreso perché Raftalia è tanto cucciola. Noi tutti amiamo Raftalia perché assomiglia a Taiga. Eh sì ragazzi, eh sì, questo ragazzo ci ha preso in pieno, anche perché io amo dalla follia Taiga, è una... che detto così poi sembra molto da FBI, è la mia tsundere preferita del mondo tsundere. Ed eccoci un'altra persona che ci elenca le quattro cose che non odiamo e non odierà mai nessuno. 1. La televisione. 2. Il letto. 3. La pizza. E 4. Raftalia. Giusto. In più vediamo la trasposizione manga, anime e Marvel. Raftalia, essendo amata da tutti, può indurre anche la violenza. Bambini, la violenza non è mai la risposta. Raftalia non è carina. Ormai va, mo scendeiro. L'unico difetto, se così si può dire, è il fatto che sia troppo pucciosa, tanto da mandare in disperazione anche Shrek. Guardando l'anime, notiamo che Raftalia ha paura di baciare il protagonista, ovvero Naofumi. E perché? Uno ci fa un attimo un elenco, no? Per capire perché ha paura di baciarlo. Perché è il suo master? No. Perché è una tsundere? No. Perché ha paura di rimanere incinta? Sì. Però fa del bene, Raftalia fa del bene all'intera comunità. Non ci credete? Guardate questo grafico. Con questo grafico notiamo che la maggior parte, anzi tutte le persone che hanno conosciuto Raftalia non si sono più suicidate. E quindi facciamo un applauso a Raftalia e per il suo bene mentale che fa le altre persone. E oggi, solo per oggi, vi mostrerò com'è nata Raftalia. Spice and everything nice. These were the ingredients chosen to make the perfect little girl. But Naofumi Iwatani didn't see the fucking raccoon breaking the vial and jumping into the concoction with chemical weeb. Thus, a new waifu was born. Using her ultra lolly cuteness, Raftalia the Raccoon Girl has dedicated her life to helping Naofumi and being super adorable! Nessuno però pensava una cosa. La ragazza che sta andando ora, che è più popolare, è appunto Raftalia. Raftalia è, per i primi episodi, una loli. Quando c'è un personaggio che spicca in particolare, tutti fanno il suo cosplay. Immaginate se tutte fanno il cosplay di Raftalia quando è loli. Non oso immaginare cosa potrebbe succedere. FBI, mettetevi là vicino. Tralasciando che c'è anche The Rising of the Farmer Hero, tutti noi siamo in rischio. Esatto. Quindi, evoluzione. Ora che finalmente Raftalia è fuori dal pericolo FBI, possiamo usarla come spada. Nah. I'd give anything to catch a ride, so you could see me.